Partita dove la Medea ha iniziato meglio i primi due set, nel terzo set sembrava di vedere un po' una reazione, poi la squadra di Macerata ha rimesso la testa avanti. Beh sì, sicuramente è stata una partita molto sottotono. Noi abbiamo le difficoltà all'inizio di campionato, ci stiamo allenando poco insieme, probabilmente questa è la prima volta, la squadra l'ha rimessa insieme giovedì dopo vari infortuni, dopo la prima di campionato. Sicuramente non è la partita che ci aspettavamo di fare, eravamo arrivati qui pronti per fare una battaglia, per iniziare una rimonta nel campionato, perché la penultima posizione ci dà abbastanza fastidio. Montalbano era la squadra che ci è subito sopra, ci stava a 8 punti, adesso ci starà a 11 punti, quindi per noi sarà sempre più difficile poter riprovare a risalire la classifica. Comunque merito a Montalbano che ha fatto la sua partita, noi abbiamo tanto da lavorare, quindi andiamo avanti. Una bella vittoria, forse nel terzo set un approccio un po' all'inizio, un po' sottotono, poi i valori in campo si sono visti. Ma una bella vittoria sicuramente, anche perché siamo reduci da una brutta sconfitta a Massa a Camaiore, dove potevamo esprimerci un po' meglio. Forse ci aspettavamo una squadra più combattiva questa sera, sia dal punto di vista tecnico che di approccio alla partita. In ogni caso noi abbiamo disputato sicuramente un buon match. Per quanto riguarda il terzo set, l'inizio secondo me non è un problema d'approccio dal punto di vista mentale. Sono scaturite alcune situazioni di gioco che hanno avvantaggiato la squadra sarda nei primi 4-5 punti, poi però ci siamo ripresi e, come hai detto te, si sono rivisti i equilibri in campo come nei primi due set. Quindi buone premesse anche per la prossima partita. La prossima partita andiamo a giocare con l'attuale capolista, che è la Videx Grottazzolina. Oggi, se non erro, Spoleto ha perso un'altra partita, per cui sono soli al comando. La squadra di Grottazzolina è una buonissima squadra, molto ben attrezzata in tutte le parti, buonissimi giocatori, ha un bell'ambiente anche di tifoseria che li supporta. Sarà una partita molto difficile, come mi si è espressi qualche tempo fa per la partita con Spoleto. Sarà faticoso, sarà molto faticoso giocare a Grotta, in particolare anche perché appunto giochiamo in casa avversaria.